Ciao, Ciao a ciao, ciao, tutti, ciao, ciao. ciao, grazie, grazie di avermi invitato. No, come al solito, grazie a te, Andrea. Allora, appunto, abbiamo perso Leiji Matsumoto, un autore che ho conosciuto in adolescenza, sempre alle superiori. Io diciamo che le letture un po' più impegnate le ho fatte alle superiori perché avevo dei professori che per fortuna mi invitavano a comprare fumetti, a leggere fumetti, e lessi anche Matsumoto, perché essendo un grande amante di Daft Punk, arrivai a questo film, che era un po' il fantasia dei Daft Punk, no? Perché era un film tutto basato sul loro disco Discovery, che era animato con questo stile molto particolare. Più che altro mi aveva colpito il design dei personaggi, che io ero cresciuto a pane, a Dragon Ball, Doraemon, sai, i personaggi pop che vedevi su Mediaset, e vedermi questo stile sinuoso, arrotondato, con questo tratto aggraziato, però riusciva a essere anche ruvido nei tratti di certi personaggi, soprattutto nei tratti maschili, con questi occhioni che però poi venivano racchiusi da dei volti severi, austeri. Ho detto: ma chi cazzo è questo? Chi sono? No, sai, le prime domande che ti fai quando vuoi conoscere un po' di più dell'animazione giapponese. E arrivai allo stile di Leiji Matsumoto, che aveva pesantemente influenzato poi lo stile di tutti i registi e di tutti gli animatori che avevano trattato i suoi universi animandoli. E ho scoperto la poetica di Leiji Matsumoto, che era una poetica figlia della guerra, della seconda guerra mondiale ovviamente, e figlia di un linguaggio tutto suo, perché Leiji Matsumoto aveva sicuramente dei maestri, ma è stato anche lui un maestro. È stato lui uno dei padri fondatori di uno stile che è stato riconosciuto e abbracciato da tantissimi altri autori più avanti, compreso Hideaki Anno con le sue creazioni, perché insomma la corazzata Yamato ha devastato Anno completamente e poi l'ha ispirato per realizzare le sue opere come Nadia, Evangelion. Ecco, innanzitutto voglio sapere come hai conosciuto te, Leiji Matsumoto, che l'ho conosciuto in questa maniera un po' particolare, insomma, da boomer, No, perché no, 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 con sicuramente Daft no. Sì. Punk. Però è curioso, no, che si scopra anche in questo modo Matsumoto, perché se vai a vedere, no, il cuore pulsante della produzione di Matsumoto si concentra tra la fine degli anni 70 e diciamo la metà degli anni 80, no? Per parlare delle cose che sono rimaste impresse nell'immaginario di tutti. Però ha continuato ovviamente a lavorare anche dopo in maniere più o meno diverse, ma ha avuto poi un eco questo lavoro incredibile che si è riverberato poi su differenti generazioni. Io personalmente purtroppo sono un po' più vecchio di te, però l'ho scoperto da bambino, appunto guardando le serie animate di Capitan Harlock, e in particolare io ero molto legato a Galaxy Express, perché all'epoca quando lo vidi da bambino mi aprì completamente degli immaginari che mi erano sconosciuti fino a quel momento. Cioè, per me l'animazione da bambino era qualcos'altro. L'epoca in cui ho vissuto l'animazione giapponese negli anni 80 era l'epoca in cui stava esplodendo nelle televisioni, diciamo, regionali in Italia, quindi arrivava tantissima roba, quindi già quello era un bello shock. Ma Galaxy Express, con questo suo approccio poetico, sospeso, e con questo modo di rappresentare la fantascienza, che anche quello a suo modo era Vero? assolutamente originale, ricordo che insomma mi ha colpito e continua ancora adesso a lasciarmi dentro questo ricordo molto bello. Poi è chiaro, magari rivedere alcune cose oggi ovviamente risentono un pochino del tempo, però a parte quello, io credo che lui abbia avuto proprio un'importanza nel definire un genere e un modo anche di fare animazione seriale e non. Io, guarda, con la morte di Leiji Matsumoto mi sono recuperato. Scusa, mi sono recuperato, mi sono riletto nell'edizione vecchissima, quella con i volumetti che scrocchiavano della Sì, Panini, sì. Capitan Harlock, che erano Sì. 5 volumi, e rileggendolo, parlando di opere che risentono del tempo, effettivamente si sente molto che è invecchiato, più che altro perché si vedeva che il prodotto Capitan Harlock cartaceo era un po' più fallace, era un po' più mozzato, soprattutto nel finale, rispetto alla versione animata. Poi c'è stato Herlock, che era una versione rimaneggiata, c'è stato l'SSX, che era il prequel, l'Arcadia della mia giovinezza, che rimane per me un film grandioso, Bellissimo, sì. che era il prequel del prequel in un certo senso, l'inizio, come Capitan Harlock si procura la cicatrice, il Condor che ha sulla spalla, come diventa l'Harlock iconico che tutti noi Sì. conosciamo, una sorta di racconto di numero zero. Però quello che mi ha colpito del manga di Harlock, nonostante l'età, nonostante il finale mozzato, nonostante avesse perso il filo, un po' come ha fatto Nagai, perché secondo me sono due estri che si possono anche accostare. Assolutamente. Se ti vai a leggere Devilman, che secondo me è l'opera
veramente bella di Konagai, vai a leggere altre cose, si vede che si sbrigava sì. per magari andare a lavorare all'animazione o magari espandere all'esterno i suoi personaggi, i suoi immaginari. Ecco, il bello di Matsumoto, un po' come quello di Nagai, era appunto l'immaginario. Cioè, se Konagai aveva creato questo mondo di colori, di robot giganti, eroi incorruttibili, dall'altra parte c'era Leiji Matsumoto che aveva creato degli eroi pieni di dubbi. Cioè, sto dalla parte del bene o del male? E il mio bene può essere però male per qualcun altro. Quindi, qual è la visione giusta delle cose? C'è la possibilità di incontrarsi a metà per cercare di trovare una sorta di equilibrio, di pace, poi un attacco politico continuo alla società bene giapponese, alla politica giapponese. C'era anche un racconto di una distanza sociale incredibile tra il popolo giapponese invece più potenti, cosa che tra l'altro non è cambiata molto nella società giapponese di oggi. E poi soprattutto c'era l'immaginario, come dicevi te, space opera, che va bene, si affiancava anche all'immaginario americano con Star Wars, che ha proprio cambiato la mentalità dell'Occidente, perché pensa agli americani che avevano comprato a 2 lire le serie space opera giapponesi, compresa Yamato, compresa Harlock, compreso tutto, e quando si sono ritrovati queste atmosfere uniche, etere, metafisiche quasi, no? Questi spazi enormi, giganteschi, dove c'erano questi personaggi mangiati dentro, depressi, romantici, però sì. allo stesso tempo dolci, che risettavano completamente la psiche e gli stereotipi dell'animazione giapponese. Ecco, Leiji Matsumoto è sicuramente una delle fonti principali di questa, sì, sì. di questa estetica, sì, di sì. questa poetica. Assolutamente, no, anche intanto hai fatto bene a citare Konagai, perché sennò sono due figure distanti, ma al tempo stesso cruciali di quel periodo lì, no? Degli, anni, sì. degli anni 70, diciamo. Gli americani hanno fatto man bassa anche delle serie di Konagai, sì, quindi anche sì, noi. Sì, sì. Assolutamente, assolutamente. Però ecco, e poi una cosa che hai così accennato e che mi piaceva affrontare in qualche modo, cioè il modo in cui Matsumoto, ma anche Konagai, così come tanti altri, lavorava contemporaneamente ai manga, cioè proprio al fumetto giapponese, perché lui nasce come mangaka, quindi sostanzialmente lui nasce sotto quell'egida lì. Però poi ovviamente, essendo che i mercati, come tu meglio sai di me, in Giappone i mercati sono fortemente interconnessi, quindi non si può fare un'analisi del mercato del fumetto escludendo quella dell'animazione seriale piuttosto che dell'animazione cinematografica, sono fortemente interconnessi. Ovviamente poi spesso e volentieri succede che questi autori traslano da un medium all'altro cercando di portarsi dietro appunto la propria poetica. Questa cosa ovviamente è successa anche con Matsumoto, ed è successa anche a una velocità impressionante, perché se tu pensi che le sue opere principali, no, quindi Yamato, Capitan Harlock e Galaxy Express, sono uscite come serie animate nell'arco di una manciata di anni, ti direi dal 77 al 78, addirittura vero. Galaxy Express e Capitan Harlock lo stesso anno, nel 78, e i manga erano poco precedenti, vuol dire che comunque lavoravano a ritmi incredibili, e lui sentiva comunque la responsabilità di portarsi dietro quelle tematiche e quell'immaginario, cercando di imprimerli poi sull'animazione. Secondo me ci è riuscito meglio di altri, sicuramente credo ci sia riuscito meglio in qualche modo di Konagai, ma non per sminuire Konagai, che comunque rimane un grande dell'animazione giapponese, ma perché se tu vai ad analizzare la produzione fumettistica di Konagai e quella animata di Konagai, sono spesso due mondi distinti, no? E Devilman che citi è l'esempio più eclatante. Il manga e la serie TV, ok, escludendo poi l'OAV degli anni 80, sono due cose diverse. Matsumoto invece è un pochino più coerente, cioè nell'interconnessione fra sì, manga. Ci provava di più comunque. Sì. Esattamente, sì. E secondo me è quello che poi ha un po' segnato tutti i ragazzi di quella generazione lì. Ha avuto il coraggio di andare fino in fondo nelle tematiche che voleva affrontare e nel modo in cui le voleva raccontare. Perché io, per tornare a Galaxy Express, ricordavo uno struggimento continuo nel vedere veramente un mondo che tendeva alla speranza, ma che poi ti dava delle mazzate in faccia senza pietà, ed era una novità, no? Sì, e poi c'è un'altra cosa, anche andando un po' più sul tecnico, forse sono cose che riguardano meno l'aspetto tematico, no? Dei messaggi e tutto, ma il discorso di Galaxy Express è banalmente che ti è un treno nello spazio, sì. Che ok, sembrerà una cazzata al giorno d'oggi, dove è stato inventato praticamente di tutto, ma in quegli anni vedere questa ciurma che non si spostava con un'astronave, ma si spostava nell'universo,
immerso nell'immensità dell'universo con un treno che viaggiava su delle ferrovie nello spazio, insomma, era una roba veramente di impatto anche visivo notevole. Se poi pensiamo sempre ad Harlock, ok, sì che c'è un'astronave, ma è la fusione di un'astronave con un veliero, è la poetica, cioè la poetica, l'estetica spaziale classica che si fonde in realtà al tema piratesco, con una spruzzata di western, sì, che viene ovviamente da Gun Frontier, che è stata un'opera estremamente formativa per lui, se togliamo il primissimo manga che ha scritto, dove c'era lui, mi pare che andava, che c'è una sorta di alter ego suo che cercava di dare gli esami dell'università. Ecco, e poi passiamo a Gun Frontier, che era un western. Se lo leggete si ritrova molto dell'estetica di Matsumoto, compresi personaggi longilinei, magrissimi, con questi volti, appunto, dicevo, molto scavati dal tempo, proprio anche un po' dalla depressione, dai sentimenti negativi che provano. E invece poi ci sono anche personaggi un po' più bassi, tarchiatelli, con gli occhi rotondi, mutuati un po' da Tezuka, insomma, anche questa roba, o le donne, le meravigliose donne di Matsumoto, con questi occhioni che dentro hanno l'universo stesso, e questi capelli fatti proprio filo a filo, tutti arricciolati, perfetti, queste capigliature surreali, pieni di boccoli che si intrecciano, veramente straordinario, una bellezza unica, anche un erotismo unico, sì, che aveva solo lui. Però ecco, quello in effetti era una grande novità, forse era la prima, sì, grande novità di Matsumoto, cioè nel character design che ha regalato poi con le sue opere, era qualcosa di mai visto effettivamente, e ha in qualche modo segnato il decennio successivo, ma senza che poi nessuno riuscisse a replicare quel lavoro lì. Bene. Cioè, io credo che sia proprio una cosa sua, un marchio suo, che difficilmente ho visto da altre parti, ecco. Io ho avuto anche la fortuna, che non viene mai citato quando si cita Matsumoto, di vedere l'Anello del Nibelungo, che aveva stampato la collezione di De Agostini Japan Animation, cioè l'hanno buttato dentro l'Anello del Nibelungo, che è una serie di 6 OAV, dove la poetica, l'estetica e una storia che aveva fatto alla fine anni 90 Matsumoto di Capitan Harlock, ha la poetica, la musica anche di Wagner, e quindi abbiamo questo racconto della mitologia norrena dell'Anello del Nibelungo con le musiche di Wagner riarrangiate da un compositore giapponese, ed è stupendo, perché siamo alla summa proprio della poetica matsumotiana, perché abbiamo queste musiche pomposissime che accompagnano l'azione, questi grandi carrelloni nell'universo con l'Arcadia che vola. Un primo momento dove Harlock non lo vediamo nemmeno, ma c'è questa corsa da un terremoto, sta fuga di un terremoto, degli amici di Harlock che poi si riuniscono nell'Arcadia, e poi vediamo Harlock da lontanissimo, cupissimo, in questo androne che è la sala di comando. Insomma, ragazzi, guardatelo se potete, perché stupendo. E poi sentire le musiche di Wagner mentre l'Arcadia vola così è un'emozione fortissima. Sì, lui ha sempre avuto una fortissima attenzione verso il connubio immagine e musica. Ce l'ha sempre avuta, e poi ha avuto la possibilità di sviluppare questa cosa qua poi soltanto successivamente in maniera più precisa. Il fatto che tu abbia voluto aprire questa live, no, con parlando dei Daft Punk e del suo lavoro con i Daft Punk, sì, è particolarmente, insomma, significativo secondo me, e non solo con la musica, ma poi anche con tutto il contesto culturale storico tendenzialmente occidentale. Secondo me una delle sue caratteristiche vincenti, che poi è stata quella che ha permesso che molti occidentali, anche lontani, no, dall'estetica e dal tipo di narrazione dell'animazione giapponese, si fossero così innamorati di Matsumoto, era che era in grado di fondere comunque immaginari molto distanti, come quello appunto orientale e occidentale, in una forma armoniosa, senza che ci fosse appunto qualche screzio, qualche schizofrenia nella messa in scena, nel racconto. Secondo me lui aveva questa grande fascinazione, ha sempre detto, nei confronti dell'Occidente, dell'Europa e dell'Italia in particolare, ha sempre detto più di una volta, questa fascinazione emerge chiaramente, perché tu hai citato il suo amore per il western, ma se poi vai a leggerti le varie interviste, lui ha chiaramente detto che era letteralmente innamorato degli spaghetti western, quindi di un genere che sostanzialmente poi è nato in Italia. Certo, con Leone. E quell'estetica lì, in effetti, poi la ritrovi nelle sue cose. E secondo te, quindi, per questo che ha fatto tanto successo anche in Italia? Perché se penso a Girellari, subito mi viene in mente Capitan Harlock, perché
viene Allora, sempre. io credo che il caso italiano sia come al solito da ricollegare a tutto il contesto di distribuzione dell'epoca, quindi tu devi capire che in quel periodo c'erano queste robe mai viste che buttavano in televisione e i bambini come me rimanevano così a bocca aperta, non ci capivano più niente. E quindi diciamo che all'epoca ci sono stati quei due o tre titoli che tra l'altro si faceva anche confusione perché sono arrivati tutti insieme ma appartenevano a periodi di produzione diversi. Cioè io vedevo, che ne so, Kenny il Guerriero e Capitan Harlock, nella mia testa erano stati fatti nello stesso momento, in realtà invece erano molto distanti Sì. nel tempo di produzione. Quindi faccio fatica a capire perché certe cose si sono impresse così tanto, però credo che fosse quel periodo magico di scoperta di una cosa che prima non c'era, cioè l'animazione giapponese arrivata in Italia prima non esisteva e quindi sostanzialmente quello che è arrivato poi è rimasto. Però posso dirti che rispetto a tante altre cose, faccio l'esempio più classico, i robottoni anni, insomma, anni 60, 70. Le opere di Matsumoto sono quelle che più sono rimaste impresse nel cuore, nella memoria, nell'immaginario, negli studi. Forse, credo, per questo suo modo anche di raccontare, questa è poi una cosa, credo, anagrafica sua, tutto il contesto storico-politico che lui voleva raccontare, che credo faccia parte proprio di quella generazione lì. Cioè, se tu vai a vedere quella generazione di artisti, registi, autori, fumettisti. E raccontavano il Giappone del dopoguerra. Io invito, ora è brutto dirlo perché, però, dato che Matsumoto è morto, se ne sta parlando di nuovo, eccetera, stampare finalmente questa edizione di Yamato non sarebbe male, anche perché non abbiamo un'edizione italiana, penso, da 100.000 anni, quindi insomma sarebbe Sì. bello vederla, anche perché è una serie, basta metterci una fascetta con scritto la serie che ha ispirato Evangelion, la serie che ha ispirato Gundam, e secondo me la vendi come il pane, però, Sì. mio parere Ma personale. poi tornando al solito discorso, perché poi alla fine gira che ti rigira, torniamo sempre lì, no? Nei miei vari studi comunque avevo letto che lo stesso Satoshi Kon era rimasto impressionato da Yamato e dal lavoro di Matsumoto. Poi nelle sue cose, insomma, magari le rilevi meno, Certo, sì. però in qualche modo è stato impattante, cioè in maniera proprio definitiva. Anche su autori su cui poi fai fatica a rilevare quelle cose lì, perché Satoshi Kon magari fai fatica a trovarci Matsumoto, no? Però lui l'aveva detto che lui si è innamorato comunque dell'animazione, dello storytelling, anche grazie a Matsumoto. E ti lancio una provocazione, magari un assist così. Il 78, che è l'anno in cui è uscito appunto Galaxy Express e Capitan Harlock, è lo stesso anno in cui uscì Conan, il ragazzo del futuro. E gli esiti furono diametralmente opposti perché Galaxy Express ebbe un successo enorme, Conan invece fu un fiasco sostanzialmente anche per vabbè, la lavorazione che c'era dietro, maniacale di Miyazaki. È curioso vedere come due autori così, diciamo, distanti abbiano trattato, secondo me, alcuni argomenti simili nelle loro Vero? Nonostante Conan per me opere. rimanga una No, Conan roba per me senza è senso. il capolavoro proprio, sì. Senza senso, sì. A proposito di distribuzione italiana, di mania italiana per l'animazione giapponese, io come al solito torno a consigliarvi una serie di libri, mi pare sono un paio, ovvero Goldrick Mania, dove spiega appunto come funzionava ai tempi in Italia la distribuzione dell'animazione giapponese, del perché gli italiani tiltassero completamente alla vista di un robottone e i fenomeni che ha creato questa serie e tutte le altre serie che poi sono uscite, penso al World Masterpiece Theater, quindi alle storie di Miyazaki e Takahata and Company riguardo testi occidentali. Ecco qua, infatti vediamo Anna dei Un'Anna capelli dai capelli rossi. rossi, Marco dall'Appennino alle Ande, oppure la versione farlocca di Pippi Calzelunghe, ovvero Panda Go Panda. Sì, Ci sì, date i sì, sì. diritti? No, perfetto, allora facciamo questa cosa. Che poi era un pre-Totoro quello lì, dai. Era un pretosi, lui è Panda Go Panda, è proprio Sì. Totoro, colori panda, è un recolor praticamente. Sì. Mi correggo, scusate ragazzi, si chiama il libro Mazinga Nostalgia, scusate per il lapsus, ho confuso sia la parola nostalgia che era mania, sia il robot, va bene, benissimo, andiamo avanti così. Comunque scopritelo. Secondo te, ecco, abbiamo parlato di autori dove l'estetica di Matsumoto non si trova. Invece parliamo di autori dove l'estetica Matsumoto è molto più presente. Ecco, in che cosa si sostanzia l'ispirazione di Matsumoto
nelle serie di anno, per esempio, secondo te? Ah, secondo me è per l'immaginario fantascientifico. Almeno io ci ho trovato questa cosa qui. Allora, se dovessimo affrontare l'argomento da un punto puramente concettuale, ti direi che sono due autori distinti, perché Matsumoto era molto legato appunto alle dinamiche, ai flussi storico-politici, invece Anno, che appartiene a un altro tipo di generazione, quindi diciamo che il trauma della bomba atomica, della guerra, non gli appartiene, è più legato invece a quelle dinamiche sociali ed esistenziali che poi ha portato avanti con Evangelion e le sue robe. Invece da un punto di vista proprio di immaginario è chiaro che a me viene in mente Gambaster. Gambaster è uno bellissimo, che è bellissimo, bravo. però effettivamente lì ci rivedo molto Matsumoto, se non altro in questa sospensione dello sguardo, in questa fantascienza, chiamiamola così, un po' poetica, che è figlia dell'approccio di Matsumoto. Almeno secondo me è più questo amore per la fantascienza raccontata in quel modo lì. E poi ovviamente ha ispirato anche il buon Gundam, la prima serie, ovviamente. Sì, assolutamente. Sì. Sì, ecco, lì secondo me c'è stata l'ispirazione principale, un po' come dicevi te, è il fatto che volesse un po' rivoluzionare il medium, ovvero, ok, i robottoni si fanno così, ma si possono fare anche in un'altra maniera. Come sì. Il robot diventa macchina, diventa strumento per l'uomo. E che questo cosa comporta? Comporta che ci studiamo l'uomo, ci approfondiamo l'uomo, i suoi sentimenti, le sue incertezze. Lo devo guidare questo robot? Sì, no, perché non lo devo guidare? Perché lo devo guidare? È un po' la stessa, cioè è un po' quello che provavano i personaggi di Harlock. Harlock lo stesso, pieno di dubbi sui suoi nemici, perché quei nemici si comportano in quella, esatto, maniera. Sì. E quello è bello, anche il capire il cattivo. Cioè, il cattivo non era più quello con le cicatrici e il coltello in bocca, ma era sì, un nemico anche affascinante, no? A volte più buono dei buoni. Sono d'accordo, perché questa sfumatura, no? Questa rinuncia alla radicalità netta, proprio buono cattivo, che secondo me appartiene anche un po' poco, diciamo, al Giappone in generale, però era affascinante. Cioè Harlock aveva tantissimi dubbi, cioè non era un eroe, era un anti-eroe di fatto, no? Infatti è rappresentato anche dal punto di vista proprio fisico. Chi non conosce Harlock, che lo vede la prima volta, pensa che sia il classico cattivo. Un cattivo, sì. E il fatto che lui desse comunque dubbio, avesse dei dubbi nei confronti di qualsiasi cosa, e però fosse mosso da una morale che andava al di là di qualsiasi, insomma, dubbio, poi questo crea quella frizione che è la forza del personaggio di Harlock. E secondo me questa cosa però esiste anche in tante altre cose, tra cui appunto giustamente Gundam, secondo me lì ci... Quella è la fusione giusta fra l'ispirazione di Matsumoto e invece la vecchia idea di robottoni. Gundam è stato il prodotto che ha traghettato poi l'animazione giapponese verso nuovi orizzonti, e continuo a dire che secondo me Evangelion esiste grazie a Gundam, io continuo a sostenerlo. Sì, non so sì. Se sei d'accordo, però. No, io sono d'accordo, lo sai che per esempio l'inventore stesso di, cioè Tomino di Gundam, dice che non è vero, cioè dice no, ma io l'ho visto Evangelion, c'entra un cazzo. Sì, lo so, sei sicuro Tomino? Cazzo. Beh sì, non c'entra nulla, chi paragona Amuro-Rei a Shinji non lo capisco, sono due personaggi diversi, Tomino. Tormentati dai dubbi. Cioè, non volevano quel ruolo lì, tutti no, due, ma, non... zero, ma, non lo so, ma Tomino ce l'ha queste cose, sì. Comunque un personaggio, cioè io adesso, penso ragione, non lo seguo più, ma chi lo segue mi racconta di robe allucinanti, dichiarazioni, video, cose, interviste, proprio sì, è parecchio particolare, sì. Però quando è venuto in Italia gli hanno chiesto: senta, noi qua diciamo Gundam, con l'accento sbagliato, lei che è il creatore, gli va bene? Sì, pronunciatelo come volete, vabbè, apposta. Grazie Tomino. Ecco, per chi non conosce Matsumoto, che cosa gli potremmo consigliare, sia animato che manga, secondo te? Allora, forse Yamato potrebbe essere un buon inizio, perché è un po' più corto. Se non sbaglio erano pochi volumi. In Italia era uscito, vado a memoria, due volumi? Forse una roba del genere. Sì, forse il problema è recuperarle, non tanto leggerle. Infatti, brutto a dirsi, ok? Non dovrei dirlo, però
spero che insomma la morte di Matsumoto porti a una rinascita editoriale. Sì, sì, l'ho detto anch'io, quindi vai, via libera. Speriamo. Però sì, sarebbe bello iniziare con quello dal punto di vista proprio manga, strettamente manga. E invece il bello dell'animazione è affrontare una cosa di cui non abbiamo parlato, è che la bellezza di Matsumoto è che è stato uno dei primi ad aver creato un universo tutto suo. Cioè, mentre gli altri autori tendevano a creare universi separati l'uno dall'altro, universi narrativi separati l'uno dall'altro, Matsumoto, le opere di Matsumoto sono fortemente legate, cioè i personaggi convivono nello stesso universo. È il cosiddetto, no, l'Eigiverse, quindi sì. È in anticipo insomma, di un bel po' rispetto a quello che poi è diventato negli anni 90, 2000, quello che è. Quindi fai fatica, no? Poi, secondo me, se tu ti addentri nel mondo di Matsumoto, fai fatica un pochino a escludere delle cose, perché in qualche modo ci sono dei rimandi, dei collegamenti. Quindi sicuramente io direi di recuperare, secondo me, le sue opere principali, che sono appunto Yamato, se possibile, Capitan Harlock e Galaxy Express, magari anche i film poi collegati a queste opere qua, ma magari anche i film sintesi, cioè uno non vuole starsi a vedere i 120 episodi di Galaxy Express, lo capisco, ci sono i film sintesi. No? Sono dei film bellissimi, tra l'altro di Rintaro, se non erro. Quindi, sì, Rintaro aveva lavorato con Matsumoto, è stato una delle prime cose che insomma aveva fatto prima poi di esplodere nel corso degli anni 80, sì. Mm-hmm. Sì, Rintaro ha fatto i film, io credo di aver preso le edizioni americane in Blu-ray, perché volevo averli in Blu-ray, queste cazzate mie da fissato. Se potete, dateci un occhio, perché sono molto belli i film. Io invece consiglio, se potete, non so dove potreste recuperarla, ma la serie animata di Yamato, recuperatela. Sì. Preghiamo tutti per un'edizione italiana degna di tale nome. Bisognerebbe ridoppiarla, bisognerebbe riadattarla, non farà mai nessuno. Magari anche restaurarla. Sì, buona Ugo. Ci credo nemmeno morto, però. E poi vi consiglio invece, sempre animazione, per Harlock, L'Anello Nibelungo. Cioè, sì. Ragazzi, recuperate quello, perché così almeno avete un po' di consigli sparsi. Perché sono robe da vedere a tutti i costi e che fanno veramente la cultura di una persona in ambito di animazione giapponese, soprattutto per quanto riguarda le ispirazioni degli anime magari che vi siete guardati, avete apprezzato, Rishito Evangelion, Rishito Gundam, sono serie popolarissime. Ecco, cerchiamo di andare alla fonte per capire che cosa l'hanno ispirate e soprattutto perché Matsumoto e la sua estetica soprattutto sono così importanti per la storia dell'animazione giapponese. E poi ovviamente ci butto l'Interstellar 5555, perché da grande amante di Daft Punk, vedere una storia narrata attraverso il meraviglioso Discovery fa sempre bene. Ti dico, io aggiungo giusto una roba, io ho avuto l'onore e il piacere di poterlo incontrare dal vivo quando era venuto a Lucca. Sì, l'avevi scritto nel post. È stato molto emozionante, è chiaro, quando l'ho incontrato io era già un Matsumoto anziano, quindi insomma era accompagnato dagli editor, tu sai meglio di me che gli editor insomma muovono un po' i body, i fili, no, delle risposte, no aspetta cosa ho detto, quindi però è stato comunque emozionante, era una tavola rotonda ristretta, no, per pochi eletti, però è stato molto bello. E io da rompipalle ovviamente premevo, no, per cercare di sapere per esempio quali fossero i suoi maestri, no? Lui, a parte Tezuka, non riusciva proprio a sbottonarsi. Cioè, io di solito mi piace chiedere agli autori che incontro i maestri e poi gli eredi, cioè se intravedeva qualcuno di giovane oggi o meno giovane, insomma qualcuno che avesse in qualche modo, no, recepito il suo insegnamento. No, a questa domanda non c'è un autore giapponese che mi risponda, nessuno si espone mai. Ho notato che, non so se me lo confermi, che non cercano sempre di non dar giudizio sugli altri, di non esporsi sugli altri. No, confermo, 100%. Quindi quello purtroppo, a parte l'unico Asano, guarda, ti dico Asano, che non hai nemmeno chiesto le domande in anteprima ed è venuto al barrino da solo quando l'ho intervistato, mi disse i manga di ora mi fanno tutti schifo tranne quelli di Kengo Kanazawa, che è quello di I Am a Hero, basta. Okay, questo è fantastico. E poi gli chiesi della guerra, cioè io avevo questa ossessione, volevo, no, capire perché lui avesse messo così tanto della storia del Giappone, non del Giappone, comunque il secondo dopoguerra, nelle sue opere, secondo me anche in maniera bella, perché poi le percepisci, lo percepisci ma senza che prenda il sopravvento. E lui in effetti, cioè, mi ha raccontato che la sua visione era
influenzata da quegli orrori che aveva vissuto direttamente o indirettamente, così come buona parte degli autori di quella generazione lì. Questa esperienza qua, che poi è quella che va a definire le esigenze autoriali, no, di ciascun regista, non le vedeva nelle generazioni più recenti. Cioè, probabilmente gli autori più recenti hanno altri tipi di esigenze di racconto. Beh sì, tutto è tutto cambiato completamente. Sì, sì, certo. Sì. Però se ne rammaricava, cioè di tutta roba qua ci tenevo a dire che quando ne abbiamo parlato lui era un po' rammaricato dal fatto che non ci fosse una continuità nel raccontare quell'orrore della guerra, tra l'altro in un periodo in cui adesso il Giappone si sta rivitalizzando, quindi sta cambiando il Giappone. È curioso come l'animazione giapponese, gli autori di animazione giapponese non colgano l'occasione per raccontare il Giappone contemporaneo, ma lo fanno in altri modi più distanti, no, dal concreto del... Sì, lo fanno pochissimi autori, pochissimi. Quelli un po' più indipendenti, o comunque quelli che vogliono fare un po' più la posa. Però è difficile veramente passare dal genere per raccontare qualcosa della società giapponese per i giapponesi. Si trova, roba, però non così tanta come un tempo. Comunque sì, molte persone che hanno incontrato Matsumoto mi dicevano sempre che gli facevi una domanda e partiva con la guerra subito. Sì, 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 sì. Era il 1946 quando io... Sembrava Abraham Simpson, un grande cazzo. Parlava e gli piaceva tanto quell'argomento lì. Sì, e sì, poi sì. Era un grande appassionato di astronomia. Sì. Ma di brutto, sì, proprio. Cioè, lui era iscritto a qualsiasi roba, si informava, parlava con gli astronauti, con quelli che formavano gli astronauti. Quindi c'è, cioè, questo. Però poi quando facevi la domanda diretta, lui diceva: no, ma io non ne so niente di queste robe qua, io sono solo un appassionato. Queste robe le lascio agli esperti che lo fanno di lavoro. Quindi era bello, veramente sincero e trasparente nel far confluire queste sue grandi passioni poi in quello che ha fatto. Secondo me è anche l'arma vincente delle sue opere. Grande Matsumoto, lo ringraziamo per tutto quello che ci ha dato e io ringrazio te, Andrea, per essere stato qui con me a fare questa chiacchierata. Ti ringrazio e ti abbraccio forte, buonanotte. Grazie, buona serata, buon proseguimento. Ciao, 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 ciao.